Ciao, bentrovati, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di social emotional learning e di uno strumento straordinario come Edpuzzle che in tre modi diversi, come vedremo, ma ce ne potrebbero essere ancora tantissimi altri, io però ve ne suggerisco tre modi attraverso i quali i video possono aiutare i nostri studenti a sviluppare queste competenze socio-emotive che sappiamo molto importanti soprattutto ai fini dell'apprendimento. Star bene in classe, il benessere in classe, lo sviluppare, controllare e gestire il proprio mondo emotivo, sviluppare empatia, la capacità di prendere delle decisioni responsabili perché in grado di analizzare la realtà che ci circonda e le relazioni umane, sono tutte competenze che vale veramente la pena sviluppare nei nostri studenti. E allora andiamo a vedere proprio i tre modi in cui Edpuzzle e i video interattivi potrebbero effettivamente aiutarci in questo. Quindi mi sposto un attimo e vediamo come esistono appunto questi tre modi, o perlomeno io mi sento di suggerire tre modi attraverso i quali noi possiamo supportare l'apprendimento socio-emotivo con i video grazie a Edpuzzle. Quindi si parla di emozioni, quali obiettivi? Molto sinteticamente, sviluppare la capacità dei nostri studenti di gestire il proprio mondo emotivo, stabilire e raggiungere obiettivi positivi, mostrare la capacità di mostrare empatia verso gli altri, il cosiddetto quasi mettersi nei panni degli altri, stabilire ma anche mantenere queste relazioni positive nel gruppo classe e con i propri docenti e prendere poi di conseguenza delle decisioni responsabili. Chiaramente queste competenze, insomma, non possono essere apprese dall'oggi o domani, ma vanno praticate con i propri studenti. Eppure ci sono dei modi molto semplici per incorporarle nelle proprie lezioni e vedremo come grazie a uno strumento come Edpuzzle. Allora, primo punto, l'importanza del feedback. Sappiamo come nella nostra didattica i feedback hanno veramente questo grande potere dare una marcia in più ai nostri studenti, soprattutto quando si parla di growth mindset, quindi questa mentalità di crescita. L'importanza del dire ai nostri studenti: bravo, bravissimo, il feedback è un feedback positivo, sei stato in grado di, grazie a, e così via. E ci sono diversi modi attraverso i quali Edpuzzle ci aiuta in tutto questo. Quindi, insomma, non dimentichiamo mai di essere educatori e quindi il feedback che noi forniamo ai nostri studenti deve essere un qualcosa di positivo, ma soprattutto deve essere costruttivo e specifico. Come possiamo elogiare i nostri studenti? Puntando sullo sforzo. Per esempio, tutto quel duro lavoro che tu hai fatto, lo sforzo, finalmente sono stati ripagati. La persistenza, quindi sono molto orgoglioso, non ti sei arreso. Il motto è never give up, mai arrendersi, e quindi guarda che cosa hai da mostrare proprio per questo motivo. Crescita personale, quindi io vedo in te una grande differenza in questo lavoro rispetto a quello che hai fatto nei mesi precedenti, quindi sei veramente cresciuto, ti dimostro anche in quali aree, e quindi, insomma, ripeto sempre questa crescita, dire bravo, sei stato veramente bravo perché hai raggiunto questi risultati. E poi l'utilizzo delle strategie, quindi se hai usato questo, hai usato quello strumento, quella strategia, quella nota, insomma, eccetera, eccetera, quindi sei stato molto bravo e continua così. Dov'è che possiamo inserire il feedback all'interno del nostro Edpuzzle? In due punti nello specifico: nelle multiple choice questions e nelle open-ended questions, quelle che vanno ad arricchire i nostri video. E vediamo appunto come. Io ho questo video su Gandhi, è già reso interattivo perché ci sono già delle domande, ma andiamo a vedere come possiamo modificare queste domande fornendo il feedback ai nostri studenti sia nelle multiple choice questions che nelle open-ended questions. Prendiamo la prima soltanto per fare un esempio veloce. Modifichiamo una domanda, come vedete io ho la possibilità di inserire il feedback in entrambe le opzioni di risposta, sia in quella giusta che in quella sbagliata. Immaginiamo di apprezzare, insomma, di dare un feedback positivo ai nostri studenti, quindi dopo aver inserito la domanda, io vado sul feedback e inserisco: ti vedo usare la tua strategia di mind map, insomma, hai imparato a studiare così, ah, bravo, continua così.
Quindi ti vedo usare la tua strategia, una strategia particolare, magari di cui abbiamo discusso in classe, continua così. Quindi questo feedback è ovviamente personalizzato proprio per i nostri studenti, perché magari insomma, fa riferimento a un qualche metodo di studio, una strategia particolare che abbiamo attivato, che abbiamo imparato a usare, e quindi insomma gli diamo questo feedback personalizzato. L'altra cosa, l'altra tipologia di feedback, possiamo inserirlo all'interno delle open-ended questions. Quindi come era quando era a scuola, stiamo facendo questa domanda che richiede una risposta aperta, e anche in questo caso noi nel feedback, ecco, possiamo utilizzare la stessa tipologia di feedback, ok? Quindi ti vedo utilizzare questa strategia particolare, la tua strategia particolare, continua così, ok? Chiaramente questo è un modo anche per incoraggiare il pensiero critico, ma soprattutto per migliorare l'autostima dei nostri studenti e spingerli ad andare sempre più avanti. Il feedback, naturalmente qui ci viene detto che il feedback sarà mostrato che una volta che gli studenti chiaramente ci forniscono la loro risposta. Bene, veniamo al secondo modo in cui i video interattivi di Edpuzzle possono aiutarci a supportare i nostri studenti nello sviluppo di social emotional learning, di competenze sostanzialmente socio-emotive. Il secondo punto è proprio la mindfulness, cioè la consapevolezza. Impariamo a praticare la consapevolezza in modo tale da restare concentrati e regolare il nostro mondo emotivo, quindi soprattutto quei momenti di emotivi straordinariamente forti per i nostri studenti in cui è importante ristabilire la calma e soprattutto la concentrazione. E in questo i video interattivi sono sicuramente molto interessanti, perché ripeto ci aiutano a riportare i nostri studenti in una sorta di luogo di calma, di tranquillità. Per esempio, uno delle attività più interessanti da poter attivare con i nostri studenti è proprio quello di partire nella giornata con un video di yoga, di meditazione, questi suoni calmanti, new age, insomma quelli che ci mettono proprio in una situazione di tranquillità e di benessere. Che cosa possiamo fare? Possiamo trovare nella community uno di questi video e inserire magari all'interno le nostre famose goccioline che nascondono delle domande, come ad esempio come ti senti in questo momento, pensa a ciò di cui hai bisogno per avere successo oggi, insomma per anche far scaturire in loro una riflessione sul modo in cui poter agire positivamente nella propria giornata. Chiaramente quali sono i vantaggi? Noi diamo nuovamente ai nostri studenti quel momento, quella concentrazione importante poi ai fini dell'apprendimento, ne facciamo sì che possano regolare le proprie emozioni. E andiamo a vedere come possiamo fare tutto questo con Edpuzzle. Allora io sono all'interno dell'area Discover della community e qui vado proprio a digitare la parola chiave mindfulness. Quindi mi restituisce tutta una serie di video, me ne prendo uno di questi, chiaramente dopo averli valutati, prendo questo video, do uno sguardo, classico video di mindfulness, che cosa faccio? Lo edito, quindi in questo momento sto creando una copia nel mio archivio e vado a inserire magari una domanda particolare. Quindi vado sulla voce questions, voce di menu questions, voglio inserire una open-ended question, quindi qualcosa che insomma possa fare in modo che il mio studente effettivamente risponda come si sente. Quindi vado qui, magari lo metto in questo punto qui, la mia domanda, vado sulla open-ended question e qui dentro digito: considera come ti senti in questo momento. Potrei farlo anche in inglese: how are you feeling now? Ok, quindi potrei far scaturire in lui una risposta anche nella lingua inglese, consentire anche la risposta in formato audio e salvare. Ok, dopodiché magari inserisco una nuova gocciolina e qui magari faccio un'altra domanda. What could you do? Cosa potresti fare to improve your... eccetera eccetera eccetera. Ok,
anche in questo caso magari chiedere di rispondere con l'audio. Ok, e salvo, dopodiché clicco su finish e il mio video è pronto per i miei studenti. Bene, veniamo al terzo modo di utilizzo di uno strumento come Edpuzzle con i suoi video interattivi e coinvolgenti per supportare il social emotional learning nelle nostre classi con i nostri studenti. E allora il terzo modo è sicuramente l'utilizzo delle storie. Le storie che cosa fanno? Creano consapevolezza sociale, sviluppano empatia nei nostri studenti, che è proprio quella capacità di mettersi nei panni degli altri. E come qual è il modo migliore per farlo se non immaginando di essere qualcun altro, quindi se non attraverso una storia. E perché no, se poi fossimo così fortunati da trovare anche una versione video del libro che vorremmo leggere ad alta voce ai nostri studenti, e allora veramente avremmo raggiunto il massimo risultato. E perché che cosa fanno? I video che vengono letti ad alta voce danno accesso a un'intera libreria virtuale su YouTube ne è veramente estremamente ricco e li possiamo utilizzare con molta facilità in Edpuzzle. E quindi quale tipo di attività noi potremmo mettere in campo nelle nostre aule? Quindi noi possiamo prendere, adesso andiamo a vedere come si fa, un video direttamente da YouTube e poi usare Edpuzzle per renderlo interattivo con tutta una serie di domande che poi, come ben sappiamo, possono essere multiple choice oppure open-ended questions, cioè domande a risposta aperta, oppure potremmo anche inserire delle note di approfondimento arricchite dall'utilizzo di immagini e di link. Poi se volessimo, naturalmente questo video possiamo utilizzarlo in asincrono, quindi caricandolo nelle classi virtuali per i nostri studenti, o magari anche in sincrono, quindi direttamente in classe con l'ausilio di una LIM, di una digital board, ma anche semplicemente di un video proiettore, con quella che sappiamo essere supportata da Edpuzzle, che è la modalità live. Quindi loro guardano alla LIM, alla digital board, e poi rispondono attraverso i loro computer oppure i loro smartphone. In modo naturalmente anonimo, questo per dargli anche molta più tranquillità nello svolgimento dell'attività. E poi chiaramente possiamo usare le domande per sviluppare la discussione, quindi entrare in empatia con i personaggi della storia. E sicuramente queste storie rimarranno con loro per molto tempo, proprio perché hanno toccato il lato emotivo dei nostri studenti e li aiuteranno anche a sviluppare pensiero critico e ad avere una mentalità, una mente aperta a qualsiasi tipo di stimolo, di input insomma possano ricevere. E allora, se siamo pronti, andiamo a vedere come tutto questo si fa. Allora, io che cosa voglio cercare? Io adoro l'elefante Elmar, perché Elmar mi dà la possibilità di parlare sempre di diversità, della ricchezza della diversità attraverso questo elefantino variopinto. Quindi che cosa voglio fare? Voglio trovare un video in cui la storia venga naturalmente letta nella lingua inglese. Quindi cerco Elmar the Patchwork Elephant in modo tale da avere dei risultati in lingua inglese. Questo mi sembra che faccia al caso mio, l'ho già visto precedentemente, infatti c'è una lettura ad alta voce della storia. Ok, tra l'altro fortunatissima, perché io ho già le goccioline con le domande che sono state inserite da qualcun altro, che sicuramente ringrazio e andrò a citare poi nei credits, e quindi vado semplicemente, io posso andare a modificare magari qualcuna di queste domande, ma insomma l'attività è già bella e pronta. Quindi che cosa faccio? Me la edito in modo tale da poterla inserire nella mia libreria di contenuti, e posso andare a modificare le mie domande. Quindi clicco sulla domanda che voglio modificare sulla matita e vado a inserire tutto quello che farà in modo che questo video possa essere adatto ai miei studenti. Una volta completata l'attività posso cliccare su finish e posso andare ad assegnarla ai miei studenti.
Quindi, ancora una volta, grazie a questi applicativi cloud che mi consentono di lavorare in maniera interattiva e coinvolgente con i miei studenti, perché grazie, abbiamo visto, ai video di Edpuzzle, io ho la possibilità di supportare, ripeto, il social emotional learning e quindi mettere in campo una serie di strategie, di attività didattiche che mirino proprio a stabilire nei miei studenti la capacità di tenere un clima di benessere in aula, di prendere delle decisioni responsabili, di controllare il proprio mondo emotivo, quindi sviluppare proprio quelle competenze sociali ed emotive che li mettano in condizione di sviluppare intelligenza emotiva e quindi di relazionarsi in maniera positiva con gli altri e soprattutto all'interno del gruppo classe. Io spero che queste idee di utilizzo dello strumento Edpuzzle legato al mondo SEL possano essere interessanti quanto lo sono state per me, e non mi resta che augurarvi buona giornata e buona avventura didattica. Ciao, alla prossima!